Visto, partiamo dalla fine, uno 0-0 anche meritato, ma molto molto sofferto, insomma, ci ha sperato fino alla fine, ma a un certo punto ha temuto di non farcela più. Beh, quando si gioca in inferiorità numerica il pericolo c'è sempre, quando è doppia è ancora peggio, quando si subisce un rigore è tre volte peggio, abbiamo scampate tutte e tre, quindi portiamo a casa un risultato estremamente favorevole, noi come avessimo fatto una vittoria clamorosa in trasferta oggi, ci teniamo il bicchiere mezzo pieno perché la prestazione dei ragazzi sotto il profilo del temperamento e della voglia di non far gol agli altri è stata eccezionale. Dobbiamo fare meglio sulla gestione degli episodi perché abbiamo commesso una leggerezza grave con Basit, seconda espulsione sul fallo di rigore nella foga dell'uno in meno ci può pure stare, quella di Basit no, perché a uno al di là dell'età non gli può venire di non pensare di non far fallo da dietro su una rincorsa sapendo di essere già ammonito. Ecco, le chiedo se in quel frangente, anche se eravamo a inizio partita, non le è venuta la tentazione di sostituirlo prima del secondo giallo oppure no. No, anche perché non mi lamento mai di niente, però le ammonizioni su Basit e su Buglio sono state frettolose, due falli normali, ne hanno fatti una decina loro uguali, non hanno subito l'ammonizione, allora non mi piace questa presa di posizione qua, però ormai è andata. Decisivo Pelagotti, molto bene i due centrali di difesa. Direi che nel complesso la squadra, anche quando lei poi ha cambiato modulo, no? Sia a fine primo tempo che all'inizio della ripresa, ha risposto alla grande. Se l'aspettava una risposta così in una partita così complicata anche da un punto di vista ambientale. Beh, che mi aspettassi una risposta sulla prestazione volitiva, sì, perché li alleno tutti i giorni, so che i ragazzi sotto questo profilo ho sempre detto che non è una squadra di enorme esuberanza fisica nella struttura, ma grande tigna e oggi l'ha dimostrato. Che sperassi di portare a casa lo 0-0 con due espulsioni e un rigore sbagliato, no, ripeto, noi come avessimo fatto una grande vittoria, ci teniamo questo punto contro una squadra forte e ricominciamo mercoledì. Com'è andata la scelta di Belloni in coppia con Cutolo? Pensavo che per la tipologia di difesa alta che hanno loro, la tipologia di gioco che hanno loro, dove propongono sempre e ogni tanto lasciano scoperti, di avere la possibilità di ripartire con qualche trama veloce. Alla fine il primo tempo è stato, secondo me, equilibrato, ma le fiammate migliori dal mio punto di vista le abbiamo avute noi, non abbiamo fatto tirare mai Siena. Non rammarico, però se avessimo giocato 11 contro 11, magari ci saremmo giocati le nostre chance. La stessa domanda aveva detto in settimana, non è il primo derby che giochiamo, abbiamo giocato già contro Lucchese, Pisa, adesso però ha visto insomma un po' l'atmosfera diversa per questa partita rispetto alle altre. L'atmosfera diversa è stata perché i nostri tifosi sono stati una miriade, quindi è stata una spinta costante per i giocatori, soprattutto in un momento di grande difficoltà come hanno attraversato in campo. Io credo che la squadra sia quella adibita a trasportare la gente allo stadio, quella adibita a trasportare la gente sotto il profilo delle prestazioni, dell'entusiasmo. Oggi sono contento per i ragazzi perché hanno dato una prova di grande temperamento, di grande coraggio. Abbiamo fatto 50 minuti di esercitazione difensiva continua, siamo stati bravi.